armatevi di forbici perché oggi c'è da ritagliare. Questa è arte per te, arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Niente paura, non è un video di crafting, no, è un video che riguarda gli acquerelli Pearless della Nicholson. Loro, per intenderci, gli acquerelli in foglietto, che sì, sono belli, sì, sono performanti, ma come si usano, come si creano le palette con questi Pearless? E allora ve lo faccio vedere subito. Prendete le forbici, un bel cartoncino d'acquarello, spostiamoci di là e andiamo a vedere come la Pearless palette si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra tavolozza con i Pearless della Nicholson, questi bellissimi acquerelli che vi ho fatto vedere in questo video qui, swatchati uno per uno. Questi bellissimi acquerelli io li ho presi su internet, esattamente su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Sono meravigliosi e adesso, invece di lasciarli così liberi e penzolanti, facciamo una bellissima palette da portare con noi in assoluta comodità, super leggera e super sottile da poter infilare anche dentro l'agenda. Cominciamo subito. Ci occorrerà quindi una confezione di Pearless Nicholson, un foglio di acetato, sapete, il lucido, quel foglio trasparente che mettono come copertina delle brochure fatte con le fotocopie. Lo trovate in tutti i negozi di belle arti, in tutte le cartolerie, in tutte le fotocopisterie. Un po' di scotch biadesivo, gomma, un dotter, un bulino, qualcosa per segnare una linea senza lasciare traccia, un washi tape di vostro gusto, un righello, acqua e pennello, dei tovagliolini di carta o una pezzetta, forbici o cutter, quello che preferite, una matita. Io, questo è un in più, userò anche dei bottoncini in velcro, quelli là che si attaccano, e li userò per chiudere la mia palette. Li trovo alla Lidl in confezioni da 100 o in tutte le mercerie li trovate. È un foglio di carta d'acquerello, vi consiglio un foglio non troppo pregiato, questa è una carta di poco conto. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo la matita, prendiamo 3 cm dal margine destro, 3 da una parte e 3 dall'altra, e con il dotter, quindi righello e dotter, tracciamo una linea verticale, così, voilà, in modo che poi io possa piegare la carta perfettamente, così. Quindi prendiamo la misura intera e puntiamo, prendiamo un punto al centro, quindi ognuno l'avrà la sua misura, nel mio caso è 26,5, quindi a 3,17 circa prenderò la mia. E quindi sempre col dotter traccerò una linea dritta. Quindi quello che avremo sarà questo foglio che si piega con questa parte che si ripiega in se stessa, così, ok? Questo sarà il corpo della nostra palette. Qui dentro custodiremo i nostri colori per portarli in giro con noi. E allora, devo adesso dividere gli spazi. Io so che su ogni pagina devo mettere 20 colori, quindi 5 righe da 4 sample, ok? Prendo il mio righello, lascio un centimetro a destra, un centimetro a sinistra, stessa cosa faccio dall'altra parte, un centimetro a destra e un centimetro a sinistra, stessa cosa faccio giù, ovviamente la braghetta pieghevole non la conteggio. Anche in altezza lascio un centimetro per ogni lato. Ora io lo riquadro così voi lo vedrete, voi non c'è bisogno che lo riquadriate perché così la tavolozza vi viene sicuramente più pulita. E allora guardate, faccio la seguente. Ora devo vedere il rettangolo interno quanto misura in altezza, e misura 18 cm e 7.
7 e la larghezza 11,2. Faccio 5 spazi da 3,7 cm. Adesso prendo i miei cartoncini di acquarello e faccio dei godè, facciamo finta siano godè, dei cartoncini da 2,5 cm x 3 cm. Quello che avremo sarà questo che poggerò qui e continuo così con tutti i miei cartoncini. Una volta fatto il primo non sarà necessario riprendere tutte le misure, basterà sovrapporre il cartoncino precedente al successivo e tagliare la porzione che ci serve. Tanto, anche se non sono uguali al millimetro, non credo che vi prenderanno la multa, E ritagliate, così farete sicuramente molto prima. Arrivati a questo punto, quindi posizionate tutte le nostre tesserine di colore, dobbiamo assicurarle alla nostra carpettina. Con cosa? Lo faremo con dei pezzettini di scotch biadesivo che metteremo così uno accanto all'altro. E questo ci permetterà, quando il nostro cartoncino sarà esaurito, di staccarlo, magari preservando il resto della palette, e appiccicarne un pezzetto nuovo. A questo punto eliminiamo la pellicola di protezione e con pazienza andiamo ad appiccicare tutti i nostri quadratini di acquerello, le nostre pasticchette, chiamiamole così. I nostri godè super piatti. Visto? Viene proprio carina. Prendiamo un pennellino, dell'acqua, una pezzetta, facciamo i sample di tutti i colori sotto ogni pasticca, perché i toni in questi cartoncini sono indicati sul retro, nel senso che il cartoncino su cui è appoggiato il colore è del tono finale del colore, per intenderci. Questo colore colora più o meno così, però più o meno, se vogliamo avere i toni certi, è meglio fare una sorta di swatch sotto ogni pasticca, in modo da essere certi del colore che si vuole usare. Ecco perché vi ho fatto scegliere una carta d'acquarello per fare la carpetta, perché sennò non avreste potuto fare gli esempi del colore. Ma che meraviglia! La nostra palettina è quasi pronta. Manca un ultimo step, cioè una protezione per le faccette del colore, nel senso che la mia palette non può essere chiusa in questo modo, perché sennò i colori si rovinerebbero l'uno sull'altro. E allora prendo un foglio di acetato, lo pongo al centro e chiudo, ritaglio la quantità che me ne serve. Voilà, senza prendere nessuna misura, ragazzi, perché sennò sclero. Adagio il mio acetato, prendo del washi tape e lo poggio, prendendo una parte del foglio e una parte dell'acetato, così, e taglio l'eccesso. Giro l'acetato dall'altra parte, così, e metto il washi tape combaciante con quello superiore, così. Quindi taglio, fatto ciò, prendo i miei bottoncini, li unisco, uniteli sempre prima di attaccarli, li stacco. E li appiccico uno qui,
questi cosi hanno un adesivo pazzesco, quindi state attenti a non rimanere anche voi attaccati alla busta. Rigiro in modo che si chiuda perfettamente la busta. Se vorrete essere ultra rifiniti, ma proprio ultra rifiniti, mettiamo anche una bella riga di washi tape dello stesso colore dell'interno sulla parte esterna, così eliminiamo l'eccesso e la nostra palette è super bella. Qui sul davanti potete scrivere la marca dei colori che sono contenuti, quindi in questo caso Perless, e basta, il gioco è fatto, più facile a dirsi che a farsi. E allora sbizzarritevi a creare le vostre palette, che possono essere così multitono o divise per toni, per esempio i toni della pelle, i toni degli aranci, i toni dei blu, e fare delle palette monocolore. Questo decidetelo voi, è semplicissimo farlo, è ancora più semplice portarle poi in giro con noi, semplicemente inserendole all'interno dell'agenda. Occupano pochissimo spazio, quanto una busta, sono super leggere e super complete. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto che carina la mia palette Perless Ultra Slim? È piena zeppa di colori, tutti i toni che voglio a disposizione, naturalmente tenuti in salvo dal foglietto di acetato che bascula da una parte all'altra, e abbiamo in un attimo una palette completissima. I colori, come sapete, sono super vividi. Mi raccomando, nelle palette sempre lo swatch dei colori, se no non vi potete raccapezzare, perché una volta che appiccicate il cartoncino il retro non si vede più, e dal retro ci si rendeva conto del tono del colore portante il cartoncino. Quindi fatevi sempre lo swatch in modo da sapere a cosa corrisponde il vostro, la vostra pasticchetta di colore. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato delle dritte. Magari per i più giovani che amano il bullet journal, che amano lo scrapbooking, l'hand lettering, e magari non vogliono spendere tanti soldi per i regali di Natale ma condividono questa passione con gli amici, comprate un pacchettino, però dividetelo con gli amici, cioè con un bonus pack potete fare 4 di queste palette, un po' più grosse tra l'altro le pasticche se dividete il foglietto per 4, e quindi capite bene che 24 euro diviso 4 sono 6 euro, e con 6 euro vi fate una palette come questa, bellissima, e la spesa è molto ridotta per poterla comprare anche con gli amici. Oppure fate delle palette personalizzate da regalare a Natale, con 6 euro potreste regalare a chi amate, e sapete ami l'acquerello, delle palette bellissime fatte interamente da voi con una bellissima selezione colori. Sono sicura che un regalo di questo genere piacerà tantissimo a chi lo riceverà, se è un amante dell'arte, e con 6 euro farete un regalo super gradito. Diciamo che con una confezione potete fare un regalo a 4 amici. Quindi pensate anche a queste declinazioni creative degli strumenti creativi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, pollice in su e condivisione sulle vostre pagine Facebook, e aiutate Arte per Te sempre a crescere e a rimanere a galla tra i contenuti del web, se pensate che i miei contenuti siano meritevoli ovviamente. Io come sempre vi aspetto anche su Instagram, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te, cercatemi. Vi aspetto anche su Ombretta, il mio altro canale, e su Due Cuori Una Cappa, il mio altro canale ancora, quello di cucina con Gabriele. Venitemi a trovare in tutti i miei social,
social per stare sempre insieme. E noi ci diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima!